ragazzi, qui Lele, bentornati su Trial Gamers. Oggi siamo qui con un nuovo episodio su Outlast. Solo per questo episodio ci sono due eccezioni: un ospite, che è mio cugino Alessio, e la facecam. Quindi ragazzi, solo questo episodio sarà con la facecam. Eravamo arrivati in questo punto. Tu Alessio hai già visto sto gioco? No, sì. Qualche screen. Vediamo un attimo, ragazzi, non si vede la minchia, ok. Eravamo arrivati in questo punto, eravamo appena entrati, perché dopo una lunga passeggiata in giardino finalmente siamo rientrati. Ok. Inizia a capire, ma non del tutto. Persino Abramo ha dovuto abbassare lo sguardo a terra, ma presto. Di qua. La rivoluzione ti attende. Come obiettivo, raggiungi padre Martin passando per i piani superiori. Ragazzi, sto padre Martin mi sta scartravetrando le palle. Come l'hanno trattato bene, sono scusato. Vero? Al manicomio. Ospedale psichiatrico. Bello. Batteria, ragazzi, meno male. Ok, ci siamo. 3. Allora, vediamo un po'. Batteria per la videocamera. Perché sono 3 su 10. Il visore notturno consuma la batteria. Tu devi sopravvivere, perché senza batteria non vedo un cazzo. Oh, bello. Ragazzi. Toc toc. Che cazzo è? Chiusa. Meno male. Non voglio sapere cosa c'era là dentro. Che mi sono caricato addosso per il riflesso della videocamera. Ok. Calmi. Ho spuntato qualcosa. Ale, ma fa culo. Cos'è? Me lo dicono tutti, io sono sfigo. Ragazzi, qua c'è una strettoia da passare. Oddio. Cos'è quella roba? Ragazzi! No, io sto gioco l'odio. Cioè, quando fa così sto... Ok, devo ricaricare la batteria, ok. Ragazzi, sento respirare e non mi piace. Sei tu? No, sento respirare lì. Ok, di qua. Oddio. Mamma mia. Ok. Giuro che mi si compare qualcosa davanti. Anzi, urlo. Respiro. Salvataggio, ragazzi, checkpoint, poi c'è una porta che non è riportata dall'altra parte. Ovviamente è chiusa. Non può essere aperta, no? Ragazzi, poi c'è un po' di luce, quindi risparmiamo le batterie per un po'. Oddio, che schifo. Dove siamo, raga? Chiudiamo la porta per sicurezza. Che schifo, non l'ho inseguinato. Perché mi ha tagliato le dita in due episodi fa. C'era un dottore impazzito che mi ha rapito e mi ha tagliato le dita. Senza nessun motivo. Sono pazzi qua dentro. Sì, per divertimento. Per sport proprio. C'è qualcosa qua dentro. Ragazzi, mi sto per chiudere la porta. Ok, di qua c'è un desk. Cosa c'è? Cos'è? Ragazzi, che cazzo è? No. Ragazzi. No. Ti ho sentito dei pazzi. Ma che cazzo stiamo andando? Non ci capisco più niente. Mi sto perdendo, ragazzi. Qua ci sono tipo dei mostri o... Sono delle persone infette, impazzite, che ti sbucano e ti rincorrono. Ah, bello. Quindi... E ti urlano addosso quando ti vedono. Quindi ti fanno cagare in mano. Che cazzo? Che male. Batteria. Ok, ragazzi. Questi sono degli armadietti, non è un buon segno. Perché negli armadietti ti ci puoi nascondere, se li hanno messi c'è un motivo. Altri armadietti. Batteria. Ok. Come si fa a capire se scarica? Vedi la batteria? È rossa? Ah, io pensavo che era quella roba. 4 su 10. Pensavo che era quella. Ma quello è lo zoom. Ok, ragazzi, qua c'è un documento. Ok. Vediamo un attimo se. Ok. Mamma del tasto. Documenti, ragazzi, minchia, quanti cazzo hanno raccolti? Ok, vi do 5 secondi, potete mettere in pausa e leggere se volete. Io le note nei giochi horror non le leggo perché... Ok. War Rider e incubi. Il War Rider è un fantasma che si aggira. Io, tipo, l'episodio scorso mi è apparso davanti e mi sono cagato in mano. Ah. Ok. Ragazzi... Come era fatto? Era un'ombra nera. Ah. Ok, mi sto... Che brutto le scale. Non ci sono le scale, proprio non ci sono.
cazzo facciamo? Penso che dobbiamo andare lì. Bene. Porca puttana, si sta scaricando. Il corridoio. Porca puttana! Ok? Ok, quello sì. Carica sta cazzo di battito. Ok. Ragazzi, penso che dobbiamo proprio tornare indietro perché dall'altra parte avevo visto un cartello con delle scale. Infatti queste. Io sento dei rumori bruttissimi. Cos'è? Voldemort? Una specie. Fratello. Ascolta, un io non ti faccio niente, tu sarai buono che io me ne vado tranquillo. Sì, ma mi sa che tu per salire dalle scale dove c'erano prima devi tornare da lui, mi sa. Cazzo. Ragazzi! Perché a me? Perché a me? Cos'è? Si è fermata, raga. Io li odio i fantasmi, va bene zombie, va bene esorcisti, va bene, ma i fantasmi li odio, va. Cioè i fantasmi non reggono, il cuore non regge. Se mi sputa ancora la War Rider davanti, tiro un pugno a Alessio. Perché? Ok. Ragazzi, stiamo andando nei seminterrato e sapete che in questo manicomio i seminterrati sono un po' spiacevoli. Ragazzi, non si vede un cazzo. Ragazzi. Che schifo! Sto pisciando? No, si è semplicemente girato al muro. Ragazzi, sta scena mi ricorda Esp fenomeni paranormali. Non è che sta facendo qualche porcata. Tipo una sega? Sì, esatto. Io mi provo a avvicinare. Io ho paura. Senti, amico. Oppure si sta... Non ti faccio niente. Oppure sta... Mica tu gioco che si gira. Ti caghi in mano. Ah! Mia madre. Dov'è che l'ha preso il coltello? Mi ha ucciso, ragazzi! Mi son cagato in mano! Ma che siamo qua? Ancora? Perché... No! Se non vado a vedere una persona scappa. Infatti, non ci vado più. Non ti parlare, non fare niente. Dove siamo qua? Le batterie dovrebbe averne già... Ok, già non c'è niente, quindi... C'è una batteria là? Mi ricordo. No, di qua no. Non c'è nessuno. Ah, sì, c'è. Due ce n'erano. Non mi ricordo dove era. Ecco. Ok, ragazzi, adesso possiamo andare là? Non andare da quello là? Non torniamo più lì, ragazzi, perché... Cioè, torniamo lì solo per prendere il documento e basta. Era di qua, vero? No, non era di qua. Qua c'è una porta semiaperta che... Fa paura. Non c'è niente. Un bagno, ragazzi. Bagno. C'è qualche batteria qua? No. C'è il suo numero 2. Niente. C'è il suo numero 2. Niente. C'è il numero 3 bagno lì? Che schifo. Cos'è il tame? Merda. Che cosa può essere in un cesso? Ok. Cos'è il cesso sta roba? Ah, questo qui l'abbiamo visto. Sì. Qua, là sotto. Tua sorella. Là sotto. Ok, qua sotto. Ragazzi, stiamo ben attenti. Stavolta... Vabbè, non coprire tanto... Perché sono... No, tanto un cavolo. Brutto stronzo. Ah, non c'è più il documento, quindi c'è... Cioè, non scappa, torna indietro. Notte. Vai d'acqua. Non bere l'acqua. Non bere l'acqua. L'acqua è così piena di sangue che se ne sento... Che ne sento l'odore ferroso. Come quando da ragazzi ci si metteva un penny in bocca. Ecco, la sensazione è quella. Ora i sussurri iniziano ad avere senso. Sto cercando una visione. È una specie di prurito. Ragazzi, stiamo diventando pazzi anche noi? Mi sa di sì. È stato un'operazione di... Vabbè, ragazzi, vi do 5 secondi, mettete in pausa come sempre e leggete. Vaffanculo tu, brutto stronzo, non vengo più lì. C'è un coltello in mano dietro. Io me ne vado, scappo. Gioco mi stai inseguendo un uccido. No, ok. Andiamo su, ragazzi, torniamo via, andiamo via da sto posto. Andiamo a vivere. Ok, qua c'è un'altra via. Qua? Che non si può andare. Voglio. Ok, molto meglio. No, ma forse però. Oddio, cannone. Forse però posso saltare. Sì.
Ok. No, non vale. Ragazzi, ce l'ho fatta. Ah, sfigato. No, non vale. Ok. Tieni l'aperta. Raga, cazzo, c'è sta luce. Grazie. Ok. L'unica via di qua. No, anche di qua. Ragazzi, andiamo via di qua. Ci sei quasi, puoi passare dai piani superiori. Senta, padre Martin, ha rotto le palle, ascolti. Io dall'inizio del gioco. Eccolo, guarda là. L'unica persona normale. Anzi, tanto normale no, perché si finge un prete, in realtà non lo è. Ma cos'è? E scappa sempre. Cioè, io dall'inizio del gioco che lo inseguo. Che lo seguo. Non c'è niente. Batteria. Ragazzi, 4 batterie su 10, ottimo. Io direi di andare di qua. Se collezioni più batterie vinci. No. Stai bene, nel senso. Ah. Perché se rimane il buio non è tanto come niente. Prima non vedi un cazzo. Sì, sì, ma le batterie scaricano come niente. Per quello cioè, non si trova niente. Infatti bisogna risparmiarle più. Cioè, quando. Ok. Bellissima la croce. Ragazzi, va bene, io credo in Dio, credo in Gesù, però negli horror, i crocifissi no. Cioè. Cos'è? Luce d'acqua. Ah, pensavo che erano batterie. Perché sembra che brillavano. Ok, ragazzi, mi sto cagando addosso. 15 minuti qua. Grazie. Raga, mi sto perdendo troppo. Ricarico la batteria, raga. Ok. Non bisogna andare qua, è l'unica via. Tre batterie. Ok, andiamo di qua. No. No. Non avvicinarsi. Sei morto, vero? Spero di sì. No, non avvicinarsi. Ok. È morto. Ci salto addosso. Stai fermo lì, eh. Sei in una posizione molto sexy, devo dire, però stai fermo lì. Ragazzi, qua è pieno di candele. E di sangue. E di. Play. No, pray for revelation. Che luce una porta, raga. Cos'è? Cos'è? Salve. Cazzo. Batteria, voglio solo prendere la batteria. Allora, è corto fusibile. No! 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 Fatti i cazzi tuoi, è cosa tua, no? Batteria, batteria! No, stai lì. Dopo ti fa uccidere perché c'è una batteria di merda. Che cazzo servono? Ma scappa, scappa. Che salve, mi... ragazzi! No, chiudi questa porta. Ciao. Vaffanculo. Ci vediamo. Non sfonda, vero? Porca puttana! Oh! Due batterie, ragazzi! Due batterie! Due batterie! Sì, 20 uccisi, uccisi, uccisitori! Che itali, uccisitori! Ragazzi, aiuto! Ah, io metto di qua il fusibile, ok. Che è il massimo. Che cazzo è? Ah! Via! Sembra che è l'emorroid. Quello vedete te? Ma il buio, buio, ricarica, ricarica, ricarica. Che cazzo è lì? Ragazzi, è lì? Ok. Dove siamo? Che cazzo è sto posto? Chiudi sta porta. Oh, blocca la porta. Mi sento un cazzo, però, vabbè. Blocca la porta. Ok? Ok. 20 anni. Ok. Ma che cazzo? Dimmi che c'è l'ultimo fusibile. Cioè, dimmi che c'è un fusibile qua dentro. Se no mi arrabbio. Cos'è? Ah, nasconderti. Sotto il letto. Sì! Fusibile. Ragazzi, quanti fusibili? Raggiungi il padre Martin. Cos'è lo scivolo della biancheria? È lo scivolo della biancheria, tipo dove... dove butti la banchina sporca, penso. Ah. Tipo l'ascensorina, presente i film americani? C'è l'ascensorina
in casa. Insomma, quello. Vabbè, qua bloccato per niente, devo uscire. Devo uscire. C'è quello. Starlo. Ma non è che hai tipo. Cioè non hai un coltello, niente. Infatti all'inizio del gioco diceva, indaga, l'unica cosa che puoi fare è nasconderti, correre o morire. Quindi okay. Proprio. Parti proprio bene. C'è nessuno? È chiuso, sicuro. Ma qua dove ero? Una batteria. Minchia, per culo l'ho vista. Qua dove eravamo prima? Perché c'è la luce quella che. Sotto qualche tempo. Mi sto pisciando addosso. Non sei l'unico. Nel vero senso della parola. Non sei l'unico. Ok. Fermo sto piede, mi metti ansia. Non c'è solo ansia di Mino. E questa è l'ascensore. Bello. Ma vaffanculo. Ciao papà. Tardo. Ma con stronzo. Aspetta. Giù ti ammazzo prima o poi. Ma da dove hai buttato? No! Che cazzo! Ciao! Ma di voce l'altro però! Ciao! Non è che mi puoi difendere, vero? Non è che mi hai ammazzato tra di voi, vero? Però siete pazzi! No, ma non mettere la luce, non ti vede! Ma questo qui fa scatenare anche l'altro! Oh, Dio, non mi vedo! Ok ragazzi! Step! Assassin's Creed Style o Metal Gear, come quello che volete. Cioè, sei un uomo inutile tu. Fanculo, vado bene un colpo. Ok. Ragazzi, mettiamo sto cazzo di fusibile. Continuiamo. Ne manca uno. No. C'è una chiave qua dentro, mi serve, porca puttana. No! Mi sembra. No, mi ho chiuso come un deficiente. Chiuso. Dov'è l'ultimo fusibile? Che cazzo ne so io? Ragazzi! Sei incolpato. Dove andare? Non è andato. Ma dentro ce n'era uno, giusto? Sì, sopra il tavolino. Quindi qua dentro sicuramente non è. Ma no, ma tua sorella! No. Senti come questo qua. Ma vedi a te? Sto morto. Peccato che non c'è l'armetto fuori, se no l'avrei chiuso fuori. Cioè l'avrei chiuso dentro. Che cazzo devo andare? Raga, non ci sto capendo. Ah, di qua no, perché ci siamo stati. E non c'è niente, cioè c'era già il fusibile che avevamo già preso. Di qua, niente. Quindi bisogna andare di qua. Di sicuro, per forza. Mica start. Ok. Ah no, qua ci siamo già. A sinistra c'era un fusibile, quindi andiamo a destra. Ok ragazzi, mi sto cercando di ambientare. Qua non c'è, qua non c'è niente. Per forza di qua dovrebbe essere. Ci siamo stati qua infatti. Eccolo! Ok ragazzi, dobbiamo solo tornare indietro. Dobbiamo solo tornare. C'è una batteria qua. Viene uno schizzo a uno, chiama tutti i suoi maniaci compari e. Poi di sicuro questo c'è un bastardo. Perché non è facile mai. Scomodo di sveglio. Ragazzi, ce la possiamo fare. La batteria. Sì. Che dico? Sì. Clicchiamo, raga. E andiamo. Via. Corri, Forest. E dai. Corri, Forest.
Dove? Dico, no? Non mi ricordo neanche dove. Ok, di qua. Ok. Bastante, cioè, sfondato la porta. Ok, ragazzi, ci siamo. Ciao, ciao. No! Non ci posso credere, raga. Ci ho fatto tutto questo casino per niente. Cosa devo fare adesso? Ok, raga, questa non l'ho capita. E mo? Devo tornare di sotto, allora. Non lo so. Che cazzo... Raga, sto gioco più vado avanti più mette ansia. Voglio andare di qua, di là, non lo so. Ah, di qua. Di sotto, ok. È aperta, ok, raga. Culo. No, potevi anche chiudere. Ok, raga, aspettate un attimo. Qua c'è l'ascensorino, vero? Se mi dici di più. Qua non usavo tanto. Ah, ok, qua sì. Raga, sto andando veloce perché ho paura. Lavanderia. Sì! Qua, raga! Non scendo ancora più. Presa, hai raccolto la chiave per accedere al piano 3. Ma devi fare altri due piani. Raga, l'episodio finisce qui. Buona fortuna. Ci mettiamo qui un attimo, nascosti. Ok. Ragazzi, basta per oggi perché veramente sto morendo. Sto sperando. E niente, ragazzi, ci vediamo a un prossimo episodio. Non mancate perché più si va avanti, più si infettisce la trama. C'è la trama. La paura. Più diventa ansioso come gioco. Spero vi sia piaciuto. Da Lele e Alessio è tutto. Non sappiamo se nel prossimo episodio ci sarà, comunque vedremo. E alla prossima, lasciate un bel like e iscrivetevi. Bella, ragazzi!